Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi, visto che ho incombenze non gravose, nel senso che ho da recensire un solo prodotto, voglio fare un video un pochino più relax, un tag che andava di moda diversi anni fa, che io avevo conservato per ogni evenienza, non si sa mai, ogni tanto. Fare un video tag è sempre carino. Il tag si chiama La mia prima volta. Giù nell'info box vi lascio la lista delle domande, se eventualmente vi va di rispondere. Ti ricordo che se vuoi supportarmi puoi sempre mettere un pollice in su e iscriverti al canale così non perdi i prossimi video. Iniziamo subito le domande. Allora, la mia prima parola credo che sia stata papà, perché io sono figlia, prima figlia. Primogenita, e il mio papà, quando io ero piccola, viaggiava per lavoro, arrivava molto tardi la sera e credo che la mia mamma mi abbia insegnato a dire papà. Allora, la mia prima amica o primo amico? Allora, la mia prima migliore amica si chiama Antonella. Non la frequento più perché purtroppo abitiamo in due città diverse e abbiamo preso due strade completamente diverse. Ed è anche lei ha bisogno di un sostegno. Purtroppo in adolescenza ha avuto un piccolo problema, quindi è rimasta bimba, diciamo così. Non ne voglio parlare, passiamo oltre. Il mio primo animale domestico, un pesce rosso. C'è stato, io amo gli animali, sono sempre stata appassionata di animali, ma non sono mai stata una di quelle bimbe che chiedeva ai genitori: voglio il cane, voglio il cane, voglio il cane, perché io amo i cani, come ben sapete, o voglio un gatto. Questa, diciamo, è più mia sorella. I miei genitori, per accontentare mia sorella, ma non prendere il cane, ovviamente come primo animalino è arrivato il primo pesciolino rosso. Ne abbiamo avuti diversi. Comunque, prima maestra delle elementari, quando andavo io alle elementari già c'erano più insegnanti già dal primo anno, però mi ricordo il nome della, che poi ho rivisto anche recentemente, della maestra d'italiano, si chiama Maestra Maria, l'ho vista forse qualche anno fa sul pullman, stiamo andando verso Salerno Centro, lei è di Battipaglia, quindi la linea dei bus che passano vicino a casa mia è quella che parte da Battipaglia e va verso Salerno, quindi l'ho incontrata sul pullman. Ho questo piccolo aneddoto da raccontarvi. Io alle scuole elementari ero in banco, volevo stare in banco sempre con un'altra ragazza, che pure un'altra bambina all'epoca, che pure si chiama Antonella, e però puntualmente noi chiacchieravamo troppo e le maestre ovviamente ci separavano. E noi puntualmente tornavamo il giorno dopo a rimetterci vicine. C'erano quei poveri compagni che ci dovevano sopportare ogni mattina. No, no, io stamattina mi metto vicino a Antonella, quindi voi due state per i fatti vostri. Non rompete le scatole. E puntualmente ne stavamo vicino e ci parlavamo. La maestra Maria, una volta, forse l'hanno proprio esagerato, spiegando e comunque facendo lezione, camminava per l'aula, non me lo potrò mai dimenticare. Ci arrivò alle spalle, io si vede, ho il faccino abbastanza paciocchino, da bimba ovviamente era ancora più rotondo, pure la mia amica aveva una bella faccina rotonda. Pensate, una testa di bimba qua, una testa di bimba là, la maestra fece pa! Due schiaffi in esterna, noi facemmo capo e capa, tornammo a casa con le guanciotte rosse. Perché avevamo chiacchierato un pochino troppo. Prima persona che mi ha mandato un messaggio stamane, a mio fidanzato. Sì, a mio fidanzato. Prima auto avuta. Allora, la prima auto che ho mai guidato è stata l'Alfa 33 di mio padre. Non è mia, nel senso che non era mia, ma era intestata a mio padre, però è la prima macchina che ho guidato. La prima macchina che ho avuto, nel senso di prima macchina acquistata, è la macchina che ho acquistato quest'anno di seconda mano, una Toyota Aygo, una cacchiariella piccola, piccola, tanto carina, in grigio perla, molto carina. Invece la 33 l'avevo scelta io, quando mi andarono in concessionaria andai con loro,
mi ricordo che c'era la scelta perché erano le macchine in pronta consegna, o bianca o blu scura, bella glitterata. Io dissi: no, papà, glitter, glitter, io glitter. Ok, primo cellulare, sempre di seconda mano, me lo girò mio padre. Era un Alcatel vecchissimo, senza neanche la SIM all'interno. Ma cosa? Boh, metà anni 90 forse. Ah, era un citofono giganterrimo. Pensate che non aveva neanche la SIM all'interno. Io, vabbè, lo dovevo prendere soltanto, ero alle medie, solo nelle giornate in cui mia madre non mi poteva venire a prendere, dovevo tornare a casa con il pullman. E quindi per far stare tranquilla mia madre e mio padre, quelle giornate io dovevo portarmi il telefono a scuola, tenerlo spento finché poi non prendevo il pullman e chiamavo per dire che era tutto a posto. Però era solo quell'occasione. Giuro, non aveva la SIM, era un abbonamento senza SIM, una cosa. Primo appuntamento. Ma prima in assoluto o prima con il fidanzato attuale? Oddio. Vi racconto. Facciamo uno e uno, tutte e due. Sapete che io il primo appuntamento non me lo ricordo? Sì, me lo ricordo. Ero giù a Palmi, provincia di Reggio Calabria, in vacanza a casa di mia zia. Ed ero in giro con i miei cugini, forse avrei avuto 11-12 anni, ovviamente le prime cotte, eccetera. E mi ero infatuata di questo barista, ovviamente. Beh, era bruttissimo, ragazzi, era brutto, brutto. No, neanche brutto, però rispetto poi ai miei gusti che si sono succeduti nella vita, lui era proprio al di fuori di ogni ragionevole dubbio. E praticamente ci andammo a prendere il gelato in questo bar e i miei cugini, che mi facevano da guardia del corpo, praticamente l'avevano mandati i miei genitori, i miei zii. E io così che flirtavo la prima volta con questo tizio, e lui ci aveva una pausa tipo un'ora dopo e mi disse: aspettami qua fuori, continuiamo a chiacchierare. Credo che quello si può considerare il primo appuntamento. Andato malissimo perché dopo 3 secondi, quando lui fece la pausa, arrivarono mia madre, mio padre, mia zia, mio zio, perché erano stati allertati dai miei cugini, e quindi saltò l'appuntamento. Invece il primo appuntamento con il mio attuale fidanzato ormai risale a più di 17 anni fa. Lui era un amico del fidanzato di mia cugina e mi ero fatta dare il numero da questo ragazzo. E all'epoca, inizio anni 2000, ancora si portava a fare gli squilli anonimi quando pensavi, o comunque gli squilli quando pensavi a una persona. Non avevo ancora il coraggio di inviargli un messaggio dicendo: sono Elisa. E io, tipo, per 2 o 3 giorni sono andata là avanti ogni 2 o 3 ore a stalkerarlo con questi squilli. Io credo che a un certo punto il mio attuale fidanzato aveva capito chi io fossi. Comunque, a un certo punto mi prendo coraggio e gli mando un messaggio: sono io che ti sto scocciando, una cosa del genere, con gli squilli nelle ultime giornate. Sono Elisa. Lui mi scrisse: sì, l'avevo intuito, anche perché stupidissima, uno dei nella giornata precedente praticamente andammo tutti al bowling. Mio padre, perché ero minorenne, mi venne a prendere perché non potevo salire su un motorino. Tutti i ragazzi avevano il motorino, non potevo salire su un motorino, quindi mio padre mi venne a prendere. Appena entrata in macchina, girata l'angolo, squillo. Quindi praticamente l'aveva capito. E nulla, dopo il messaggio ci siamo messaggiati un altro po', la sera ci siamo visti in compagnia, il giorno dopo mi prendo coraggio e lo chiamo. E sono stata io a chiedere il primo appuntamento. Ci siamo visti, vabbè, in una zona, in un quartiere della mia città, più vicino a casa mia che a casa sua, e l'avevo detta a mia cugina, che si è presentata con la
il ragazzo dell'epoca, quindi amico del mio attuale fidanzato, siamo andati a quattro a mangiare al ristorante cinese. Mica giornata! Primo fidanzato si chiama Alessandro, credo che ormai sia sposato con figli. È 2 anni più grande di me, è andato a scuola con mio cugino ed è della provincia di Potenza, abita a Picerno. Siamo stati insieme per 2 estati consecutive, cioè nel senso che io quando ero piccolina, nel mese di luglio puntualmente andavamo un mese dalla nonna a Picerno e quindi per 2 luglio consecutivi siamo stati assieme. Per me siamo stati assieme anche durante il resto dell'anno, ma purtroppo non ci siamo visti. Io avevo 12 anni, lui ne aveva 14, perché lui durante l'anno comunque si è tenuto a qualcun altro, ho saputo. Sorvoliamo. Poi, primo amore. Primo amore. Bella domanda. Alessandro, Alessandro. Primo video su YouTube mai caricato. È il video di presentazione del canale. Ve lo lascio nelle schede. Una cosa aberrante. Dovrei rifarlo il video di presentazione. Prima persona di cui ti sei mai iscritta al canale. Clio Makeup. Io apri l'account di YouTube solo per iscrivermi al canale di Clio e poterla commentare. Primo grande acquisto. In che senso? Di spesa grande? Macchina può essere? Sì, quello che ho speso di più. Primo lavoro, hostess. Ho fatto l'hostess per convegni per tanti anni. Avevo tutta la bella divisa con o il pantalone o la longhette col tacchetto, tutta bella carina. Prima volta fuori dal tuo paese, ce l'ho. 2000 e 2010, Parigi, aprile 2010, Parigi, 4 giorni, viaggio per il mio compleanno. Avevo il cuore che mi batteva dalle orecchie, ero emozionata per il primo viaggio fuori dall'Italia, veramente, una cosa bellissima. Non mi sarei mai aspettata che fosse così bello. Viaggiare, esplorare il mondo e posti nuovi. Una cosa che mi mangio i gomiti di non aver fatto a Parigi, ovviamente non ho assaggiato l'escargot, ma perché no, non mangio viscidume, anche se poi mangio crostacei, eccetera, l'escargot proprio no, grazie. Avrei voluto tantissimo fermarmi a un, non è, non si chiamano bistrò, quei bar. Anche nel quartiere latino, vicino all'università, frequentati da ovviamente universitari, e bermi una bella birrozza, tipo una Leff rossa, una cosa del genere. Avevamo tutto troppo, volevamo vedere tutto, avevamo pochissimo tempo, 3 giorni alla fine, il tempo di andare a tornare erano 3 giorni. E quindi non ci siamo goduti la Parigi, non so, notturna, la Parigi di una birra seduti a sentire la Senna. Vabbè, ci ritorneremo, Parigi dietro l'angolo. Ok, video tag finisce qui. Se ti va, ovviamente mi puoi rispondere anche tramite un commento qui sotto. Sono curiosa di sapere qual è stato il tuo primo bacio. Io nel frattempo ti ringrazio, ti invito ovviamente di nuovo a mettere un pollice in su a questo video, iscriverti a questo canale se ti va, ovviamente se mi vuoi supportare e se non vuoi perdere i prossimi video. Ti ringrazio di nuovo per avermi aperta e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!